Roberto Cifarelli, consigliere regionale, da cui dipendono anche un po' le nostre sorti. Grazie. Grazie, buonasera. Pochissime battute, veramente un saluto a nome della Regione Basilicata che mi onoro di rappresentare questa sera. Il sindaco è stato troppo buono nei miei confronti, nel senso che io faccio semplicemente il mio dovere e dico anche che rispetto a quelle porcherie che tu dicevi, Franco, che potrebbero allocarsi da queste parti, potrebbe qualcuno, in questo momento quel documento è segretato, quindi non conosciamo ancora cosa hanno pensato a livello nazionale. Io penso di dover portare avanti, ne discuteremo ovviamente con i sindaci dell'area, quello di Aliano, quello di Sant'Arcangelo, quello di Borgoglione, arriveremo fino a Ferrandina, perché una vecchia idea possa trovare corpo, nel senso che si possa realizzare, che è quello della realizzazione del parco degli Ulivi e dei Calanchi. È una vecchia idea che non è mai stata vincolata sostanzialmente quest'area, per fare in modo tale che né gli uomini indigeni né quelli che non sono indigeni possano avere brutte idee. Per il resto va bene, mi sembra che siamo sulla strada giusta. Vito De Filippo ha fatto un cenno al discorso di Matera, capitale europea della cultura, vale a dire abbiamo intrapreso una strada che è quella di fare della nostra storia, del nostro presente, anche il nostro futuro, valorizzando quelle che sono le nostre radici, guardandoci allo specchio, sdoganando la parola cultura, che non è più una parola a beneficio di circoli esclusivi come è stato per lungo tempo, almeno qui nel nostro territorio, per fare in modo che con la cultura si possa anche mangiare. Quindi investire in cultura non è denaro sprecato e io penso che questo festival, questa iniziativa, non lo voglio chiamare evento perché gli eventi evocano altre storie, anche qui consumistiche se vogliamo, ma questa iniziativa sia molto importante per segnare un ulteriore passo in avanti, affinché investendo sulla cultura si possa anche intravedere uno sviluppo diverso per i nostri territori. Buon festival a tutti.